quello che le sta più a cuore da sottosegretario, quali saranno le sue prime? La difesa del paesaggio. Impedire che l'Italia sia terra di conquista della mafia, come è già capitato nel sud, con le pale eoliche che sono l'orrore che un deficiente, non so se un sindaco o un presidente di regione, ha voluto ad Affi, quando il Trentino ne è completamente scevro. Quando arrivi ad Affi, quelle pale eoliche sono la presenza della mafia anche nel nord Italia. E poi, ancor peggio, il fotovoltaico, che distrugge le coltivazioni agricole che vanno difese, anche in un rapporto con l'Europa, perché il fotovoltaico si può tradurre nelle tegole fotovoltaiche di Elon Musk che ci sono e nella valutazione che proprio nel nord Italia ci sono capannoni, edifici industriali, architetture contemporanee che possono essere il fondamento per il fotovoltaico senza distruggere la cultura agricola. Per cui la prima difesa della mia competenza al Ministero è quella del paesaggio, che è un bene costituzionale e che è un valore assoluto, il paesaggio veronese, il paesaggio delle colline, il paesaggio dei colli iberici, il paesaggio della Tuscia, il paesaggio del Salento. Alcuni sono già stati aggrediti in modo definitivo e mortale, per cui non si è disciplinata quella misura utile delle rinnovabili nei luoghi dove esse sono compatibili. Per cui non puoi mettere una pala eolica ad Affi, la messa in un'altra parte del corpo di quello che l'ha voluta.